Riprendiamo la lettura della mia storia fantasy, Il sigillo di Uriel. Bene, siamo al quinto capitolo e vediamo di fronte lo stregone Nagroth, servo del dio Aion, il dio del male, e dall'altra parte abbiamo Ben Valdenor, un grande mago che però segue la via del bene del dio Uriel, di cui è anche ultimo discendente. Bene, iniziamo la lettura di questo capitolo. Nella penombra della sera, mentre la luce delle stelle si rifletteva nelle acque del piccolo lago di Hor, una sagoma indistinta cammina sulle sue rive. A poco distanza, quasi invisibile, uno strano animale lo segue tranquillo. Questa figura curvata dal tempo non sembra avere fretta. Ogni tanto si ferma e accarezza il suo fedele compagno. Poi, come se attendesse qualcuno, si ferma, alza lo sguardo al cielo e in quell'attimo fuggente un raggio di luce dell'astro notturno gli illumina il volto scavato dal tempo. Un sorriso beffardo gli increspa le labbra. Il pensiero corre a quegli uomini che così facilmente aveva ingannato. Uno solo, forse, aveva capito, ma con l'aiuto di Gretel, la sua fedele Tremuria, il problema era stato risolto. E ora che il successo gli era arriso, l'ultimo e più importante compito doveva eseguire: farlo sapere a Narsè, il suo signore e padrone, e con passo deciso riprende il cammino. Poco dopo, giunto ai margini del bosco, si inoltra nel fitto della vegetazione per riapparire, ombra fra le ombre, in una piccola radura sgombra d'alberi ed erbacee. Al centro, su un rialzo del terreno illuminato dalla pallida luce lunare, c'è un altare di marmo, per metà bianco e per metà nero, spoglio di drappi e reliquie pagane. Gli si avvicina, appoggia le mani sul freddo marmo e resta immobile. Poi, lentamente, la bianca testa dell'uomo sul petto si china. Infine, come un giunco piegato dal vento, cade riverso sul piano del bianco e gelido altare. Una figura effimera, impalpabile, sembra staccarsi dal corpo immobile. Un fantasma, un riflesso sul marmo della luce lunare o l'essenza di una vita che leggera scompare. In un altro spazio, ma nello stesso tempo, lontano e pur così vicino, riappare la stessa impalpabile essenza che sembra reale. È lui, il vecchio stregone, che osserva discreto, in attesa che Narsè, suo signore padrone, gli conceda parola.
Nel grande salone un'altra persona è presente. È Karnak, lo scaltro e fedele comandante degli eserciti Wallace, che fra le mani stringe il sacro sigillo di Uriel. Tutto sembra volgere a nostro favore, pensò Nagroth. Un sorriso beffardo comparve sul viso grinzoso. Karnak, inconsapevole della nuova presenza, con dovizia di particolari spiega ciò che è successo alla torre di cristallo. Infine, consegna a Narse la sacra reliquia che una volta posta sul portale dell'oblio e della dannazione avrebbe spalancato le porte al ritorno di Aion Suara. Compiaciuto Nagroth osserva Narse stringere l'avambraccio al suo fedele servitore. Poco dopo, Karnak si accommiata da suo imperatore, dirigendosi verso l'esercito che fronteggiava le forze della principessa Achena. Spero che tu abbia notizie, Nagroth. L'imperatore era ora di fronte a lui e anche se era una presenza impalpabile, sentiva ugualmente il suo sguardo indagatore scandagliare la sua mente. Istintivamente abbassa lo sguardo e inizia a parlare. In breve gli espone i fatti. Come sempre, il viso di Narse era nascosto da un leggero velo scuro, fermato sulle spalle da un cordoncino di stoffa dorata che impediva a chiunque di scorgerne i lineamenti. Il tempo sembra essersi fermato. Ora l'imperatore non lo fissa più. Ascolta in silenzio, assorto nei propri pensieri, ciò che lui va narrandogli. Lo vede dirigersi verso l'ampia scalinata di marmo e lentamente salire 10 gradini per sedersi poi sul trono di alabastro, ai cui lati troneggiavano le statue del dio Aion e del suo fedele servitore, Bezael. Era l'angolo meno illuminato dell'immenso salone, ciò rendeva Narse quasi invisibile a chiunque fosse stato presente, aumentando la soggezione e la paura che il suo nome già incuteva. Conclusa l'esposizione dei fatti, Nagroth resta immobile in attesa del volere del suo signore. Passano lunghi, interminabili attimi, poi Narse si alza, scende la scalinata e gli si avvicina. Termina ciò che ha iniziato, mio fedele Nagroth, e poi torna da me. Insieme distruggeremo i seguaci di Uriel e porremo fine al tempo del loro Dio. Com'era apparsa quell'immagine astratta e impalpabile, svanisce e torna veloce verso il corpo che esamine lo attende. Finito dalla tremenda prova, per lunghi attimi Nagroth rimane supino sul freddo marmo, poi lentamente, con grande fatica, si solleva e resta immobile come una statua a fissare lo spazio infinito. Le voci oscure e indecifrabili della notte riempiono la sua mente, ma qualcosa o qualcuno è ora vicino a lui. In quella radura dove il tempo non esiste, dove il giorno e la notte sono un unico momento, dove la magia è parte integrante della realtà,
sente la presenza di una forza mistica potente quanto la sua, ma ferocemente ostile, che lui ben conosce. Alfine sei giunto, mio caro Valdenor, ma come al solito in ritardo. Nulla potrei ora fare per aiutare i tuoi amici. Beffarda, la sua risata riecheggia nella radura, mentre, tornato in possesso di tutte le sue forze, si prepara a fronteggiare il suo più grande nemico. Vedo che percepisci sempre con anticipo la mia presenza, Nagroth. Ciò mi rende orgoglioso. Forse la tua sicurezza e spavalderia nasconde solo la paura che alberga nel tuo perfido cuore. Ora che era uscito dal mondo delle ombre, Ben era di fronte al suo eterno e potente nemico, consapevole che questo scontro avrebbe forse deciso il futuro di Ara. Le voci indistinte della notte erano svanite insieme al mondo in cui esse appartenevano. Solo l'astro argentato restava a testimoniare la realtà di quell'universo, illuminando i due mistici rivali. Incuranti del trascorrere del tempo, attendono entrambi l'attimo propizio per annientarsi, armati solo dei loro sacri e magici bastoni. Intorno a loro il caos sembra prendere il sopravvento. Esseri mostruosi e informi si affrontano con ferocia, vittime carnefici di questa lotta eterna fra il bene e il male. La tensione dello scontro imminente è giunta ormai all'apice. Sembra che nessuno dei due voglia prendere l'iniziativa del primo colpo. Poi, dalla pietra sacra di Aion, situata sulla sommità del bastone di Nagroth, si sprigiona un lampo di immane potenza, colpendo Ben Valdenor. Grazie alla protezione dell'occhio di Uriel, che si era materializzato sulla sommità del suo bastone, Ben riesce a deviare parte di quel colpo mortale, ma non a impedire di essere spinto verso l'abisso che porta al sotterraneo mondo di Aion. L'oscurità del male, le urla disperate di mille e mille anime dannate non lo spaventano. Combatte con forza quelle mani grondanti di sangue che cercano di ghermirlo per trattenerlo per sempre prigioniero in quel luogo di eterna dannazione. Nagroth, il Malgor prediletto dal dio Aion, potente quanto Ben Valdenor, regustando l'imminente vittoria, con il suo nodoso bastone, con ferocia, continua a colpirlo. L'oscurità di quel mondo demoniaco prende velocemente il sopravvento, avvolgendo e trattenendo con i suoi fetidi miasmi l'ultimo discendente di Uriel. Incredibilmente, ora tutto tace. Dei due contendenti si è persa ogni traccia. Poi, all'improvviso, da quel mondo di tenebre riappare solo Nagroth. La battaglia è finita, con la sconfitta di Ben Valdenor e la vittoria del malefico sacerdote di Aion. Lentamente le ombre oscure e intangibili scompaiono, portando con loro il valoroso Ben Valdenor. Almeno così pare al perfido Nagroth, che alzando
le braccia al cielo, urla tutta la sua rabbiosa gioia. Lo spazio e il tempo sembrano essere tornati alla realtà, lasciata attimi o secoli prima. Il principe dei sacerdoti dal mantello nero è ora appoggiato al grande altare di marmo. La stanchezza per quell'immane scontro è compensata dalla immensa gioia della morte del suo secolare nemico. Tranquillo si prepara a concludere la sua missione. Eliminare i valorosi amici del sacerdote di Uria. Che pensi di fare, mio buon Nagroth? Vuoi andare via senza salutare il tuo vecchio amico Ben? Inaspettatamente la voce di Ben Valdeno risuona forte come un tuono nella tempesta. Incredulo, il sacerdote di Aion si volta. A pochi metri da lui c'è ancora il suo eterno nemico. Nagroth, amico mio, pensavi di riuscire a liberarti di me così facilmente? Non sono giunto fin qui per farmi rilegare da te nel mondo delle ombre. Ai miei valorosi amici occorre il mio aiuto. E non sarai tu, stupido Malgor, a impedirmi di riportarli nella realtà di questo mondo, di questo tempo. Terrorizzato, Nagroth indietreggia e cerca di allontanarsi, consapevole ora che nulla può contro l'ultimo discendente di Uriel. Con le ultime deboli risorse di cui è ancora in possesso, crea intorno a sé uno scudo di energia vitale, essenza stessa della sua anima dannata, invocando disperato l'aiuto del suo Dio. Ben Valdenor è ormai pronto a distruggere il suo rivale e a liberare i suoi amici. Solleva il bastone e dal cristallo, simbolo di Uriel, si sprigiona una luce più luminosa e accecante di quella del sole. Nagroth, in ginocchio, attende la sua inevitabile fine, quando, inaspettato, giunge in suo aiuto, inviato da Aion, Sharadon, l'unico diabolico schiavo che, fingendosi pentito, evitò la punizione di Uriel, che, frapponendosi fra i due contendenti, devia il raggio mortale. Poi, senza dar tempo a Ben Valdeno di prepararsi al nuovo scontro, gli si avventa contro e, afferrandolo con forza sovrumano, la trascina con sé nelle profondità del lago di Hor. Nagroth nel frattempo si allontana velocemente dalla radura, seguito dalla sua fedele Tremuria, e grazie ai suoi grandi poteri si nasconde fra le pieghe del tempo. Attimi questi, in cui il passato e il futuro si fondono nella immobilità dell'infinito e dove difficilmente il sacerdote di Uriel lo avrebbe potuto ritrovare. A sua volta il diabolico Sharadon, ottenuto ciò che voleva, scompare alla vista di Ben Valdeno, tornando nelle oscurità degli abissi. Poco dopo anche Ben Valdenor era fuori dalle acque del lago, solo e deluso. Vuotato di ogni energia, si siede sul tronco di un albero spezzato, i suoi occhi colmi di rabbia impotente,
fissano quel posto estraneo e inospitale. Poi, affranto, appoggi il viso nel palmo delle mani. E consapevole che la sottrazione dalla torre di cristallo del sigillo di Uriel ha indebolito il potere che esso rappresenta e l'intervento del sacerdote di Aion in aiuto di Nacroth ne era un chiaro segnale. Chi doveva sconfiggere è fuggito e nonostante tutto il suo grande potere non riesce più a percepire dove egli sia. Desolato si chiede come avrebbe potuto aiutare i suoi intrepidi amici dell'impresa che aveva loro affidato, se lui per prima aveva fallito. Per lunghi interminabili attimi resta pensieroso, seduto su quel tronco, indeciso su cosa fosse meglio fare. Poi lentamente si alza e si dirige verso l'altare. Lì, giunto, pone le mani sul freddo marmo e resta per lunghi attimi immobile, come in attesa di eventi che tardano però a venire, mentre intorno a lui la radura comincia a svanire. Immagini e suoni, prima assordanti e confusi, poi lentamente sempre più nitidi e comprensibili riempiono la sua testa, rendendogli chiaro il cammino astrale che Nacroth ha percorso. Si ritrova spettatore indesiderato nell'attimo in cui Karnak consegna a Narsè il sacro sigillo. Un dolore lancinante gli trafigge il petto nel vedere quel momento che mai i suoi occhi avrebbero desiderato osservare. Poi sente il perfido Nacroth deridere i suoi valorosi amici mentre descrive al suo signore come li ha ingannati e scopre così dove sono stati confinati dal diabolico sacerdote dal mantello nero. Impotente osserva quegli avvenimenti persi nel tempo di un passato ormai immutabile. La spossatezza, dopo quell'immane prova, prende possesso del suo corpo. Percepisce le lunghe e nere mani della morte su di lui, mentre avide cercano di strappargli la sua anima. È vinto. È inutilmente vivo. Con grande fatica riapre gli occhi e con volontà indomabile allontana da sé quei cupi momenti. In lontananza il fragore dei tuoni annunciano l'arrivo della tempesta. Poco dopo le prime gocce di pioggia bagnano il suo volto scavato dalla fatica e dal dolore. Per un tempo che gli sembra interminabile, resta debole e indifeso, disteso sul piano dell'altare, immobile con le membra intorpidite e tremanti. Sente il cuore battere forte nel petto, e il sangue scorrere nelle vene come un fiume in piena. Poi, lentamente, le membra intorpidite riprendono l'antica forza. La pioggia ora cade sempre più intensa, e nel cielo nuvole nere come la pece oscurano completamente la luce del sole. Lentamente, e con il corpo ancora indebolito dalla immane sfida, si solleva dall'altare, dando uno sguardo intorno a sé. È solo. Resta ancora
per qualche attimo immobile, poi si dirige verso le sponde del lago. Le acque fredde lambiscono ora i suoi piedi e bagnano la tunica strappata. Con forza batte il suo nodoso bastone sul terreno, sprigionando prima un sibilo e poi un tuono assordante. Il vento e la pioggia sferzano il suo corpo, ma Ben sembra non accorgersene. I lampi illuminano quel luogo e quell'uomo, l'unico in tutta Ara in grado di poter cambiare il futuro. Il suo sguardo corre lontano verso l'orizzonte. Con forza batte un'altra volta al suolo il suo bastone, provocando un suono ancora più forte e cupo. Poi, senza tentennamenti, fa alcuni passi indietro e all'improvviso dalle acque gelide del lago di Or emerge un magnifico stallone bianco. Come un uccello vola leggero, librandosi fra il cielo e le acque, sfiora veloce le onde del lago, arrivando in breve al cospetto del discendente di Uriel. Sulla fronte spicca un grande corno, mentre sui fianchi possenti ci sono delle ali piumate come quelle degli uccelli. Le zampe sono lunghe e muscolose, con degli artigli incredibilmente sviluppati al posto degli zoccoli. Ora sono uno di fronte all'altro. Ben gli si avvicina e con dolcezza gli accarezza il collo e la lunga e fluente criniera. L'atteggiamento amichevole di quell'essere conferma che si conoscono molto bene. Poi il gran sacerdote appoggia la sua testa sul muso di quell'animale straordinario. Inizia a parlargli. L'umile servitore di Uriel saluta l'amico e fratello Bai Gong. Molto tempo è trascorso dal nostro ultimo incontro. Ora, mio caro amico, come tu certamente sai, il potere di Aion è molto più forte e le sue schiere stanno prendendo il sopravvento in tutta Ara su quelle di Uriel. Ho bisogno del tuo aiuto, fratello mio. Insieme ripercorreremo le pieghe del tempo e proveremo a riportare tra noi i valorosi guerrieri che Nagroth ha imprigionato nel mondo astratto di Ador. Consentimi dunque di salire sul tuo possente dorso e con te violare gli infiniti spazi temporali dove l'astratto si unisce al reale, dove il finito si unisce all'infinito. Poco è il tempo a noi concesso per compiere questa ardua impresa, ma se mi aiuterai, nessuno avrà la forza di fermarci. Questo è quello che Ben Valdenor sussurra al possente Baigon, che annuendo con la fiera testa gli fa capire che è pronto ad aiutarlo. Poco dopo, l'ultimo discendente di Uriel in groppa al suo fedele amico che, dopo un breve galoppo, gli spiega le imponenti ali, spiccando il volo nel cielo stellato, per sparire qualche attimo dopo, nei meandri oscuri e inconoscibili del tempo. In quello spazio indecifrabile, l'oscurità si alterna alla luce più intensa. Mondi mai visti da occhio umano scorrono intorno a loro, eventi accaduti in tempi remoti o ancora da venire impediscono a Ben di capire dove Nagroth avesse realizzato il suo folle piano. Solo il grande potere dei due amici impedisce loro di perdersi nel labirinto astrale
ma anche per Ben Valdenor esiste un limite invalicabile, oltrepassato il quale il ritorno sarà precluso. Vai, mio fedele Baigong. Solo tu sei in grado di seguire l'humus che gli esseri mortali lasciano attraversando gli universi sconosciuti di Arda. Ma il tempo a noi concesso per ritrovare i nostri amici sta per terminare ed io, come sai, non posso aiutarti. Con un cenno dell'imponente testa, il grande stallone fa capire al suo potente amico che è consapevole del rischio che entrambi corrono. Ma il grande potere di Nagroth rende la ricerca degli amici scomparsi molto più difficile. La luce della speranza si assottiglia lentamente dai loro intrepidi cuori, quando un impercettibile impulso, un barlume di luce, una scia di vita invisibile per chiunque, ma non a Baigong, provoca un fremito nel possente animale, facendo così capire a Ben Valdenor che forse il fato concede ancora una possibilità. Con rinnovato ardore seguono quella flebile traccia che a mano diviene sempre più nitida. Lentamente il limbo astrale in cui sono penetrati svanisce, lasciando il posto a una realtà diversa. Poco dopo volano in un cielo azzurro che ricorda quello di Ara. O forse era lo stesso, mentre sotto di loro un paesaggio incredibilmente familiare scorre veloce. La percezione di presenze amiche e nemiche si fondono in Ben e penetrano la sua anima, ma nonostante tutti i suoi sforzi, non riesce ancora a individuare dove sono i suoi amici. La sua attenzione viene attratta da un'imponente muraglia che inspiegabilmente divide in due la vallata. Incuriosito decide di osservarla più da vicino. Mentre toccano il suolo, nota i residui di un bivacco. Poco dopo, con il fedele compagno al fianco, si incammina in quella direzione e, giunto sul posto, ha la conferma che Higan, con tutti gli altri, era stato lì. Immobile resta in attesa che quelle ombre, prima impalpabili e irriconoscibili, diventano suoni e immagini. Ora vede il vicino passato e i suoi amici che procedono, stupiti ma senza paura, verso l'ignoto che attende impaziente il loro arrivo. Tutto questo viene improvvisamente spazzato via dal tumulto di paura e di rabbia che provengono dal bosco. Non ha bisogno di entrare per capire quello che è successo e con fatica controlla la rabbia che cresce in lui. Non può, non deve perdere altro tempo. È come una furia salta in groppa a Baigong. Ora sa dove andare e cosa fare. Ben è consapevole che nel mondo di Ador il suo acerrimo nemico è avvantaggiato. Deve quindi agire con astuzia se vuole sconfiggerlo ancora, questa volta definitivamente. Grazie al suo immenso potere, rende meno appariscenti le sembianze di Baigong. Ora è un normale stallone e con rinnovata sicurezza si mette sulle tracce di Higan Landon e di tutti gli altri amici. Bene, mi fermo qui, il prossimo capitolo è il sesto, il titolo è Anan, la valle del destino, che leggeremo un'altra volta. Un saluto a tutti.